Dio ci ha creato tante cose belle che quando le vediamo siamo molto felici. I cieli, le piante, i fiori, gli uccelli. Ma c'era un uomo che non poteva vedere tutte queste cose belle e che non aveva mai visto neanche i suoi genitori e non ha mai visto niente, perché da quando era nato era cieco. Quest'uomo chiedeva l'elemosina alle persone che passavano per poter vivere. Un giorno passò davanti a lui Gesù con i suoi discepoli, che appena lo videro chiesero a Gesù: Rabbi, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. E quando avverrà il miracolo, la gente vedrà la potenza dell'Altissimo, perché io sono la luce del mondo. Dopo questo, Gesù sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse di andare a lavarsi nella piscina di Siloe. E subito il cieco ascoltò le parole di Gesù. E appena fece quello, succedette un grande miracolo. L'uomo vedeva ed era molto felice, perché adesso poteva vedere tutte le belle cose che Dio aveva creato per noi. E quelli che l'avevano visto prima dicevano: Non è lui che stava seduto a chiedere l'elemosina? Sì, è proprio lui. No, ma è uno che gli assomiglia. Non sarà mai lui. Sì, sono proprio io. Ma come fai a vedere? Dovresti essere cieco. L'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me l'ha spalmato negli occhi e mi ha detto di andare a lavarmi la faccia nella piscina di Siloe. E sono andato, mi sono lavato la faccia e ora vedo. Dov'è costui che ti ha guarito? Non lo so. I vicini del cieco lo mandarono dai farisei. Questi però non erano persone buone, perché seguivano le profezie di Dio solo con l'apparenza e non con lo spirito. Come hai fatto a riacquistare la vista? E lui gli rispose con tanto coraggio: Un uomo mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ora vedo. In quel momento ci furono tanti pensieri diversi fra le persone presenti su quest'uomo Cristo. Non viene da Dio, perché non osserva il sabato. Come può un peccatore compiere segni di questo genere? Tu cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? L'uomo cieco non ebbe paura di loro e del loro non credere e con grande coraggio gli disse: Sicuramente l'uomo che mi ha guarito è un uomo molto giusto. È un profeta, visto che ha fatto questo grande miracolo. I giudei non credettero che quello era l'uomo che prima era cieco, quindi andarono dai suoi genitori e glielo domandarono. Noi sappiamo che lui è nostro figlio e che è nato cieco. Invece, come fa a vedere ora o chi l'abbia guarito, noi non lo sappiamo. Lui è grande. Chi è dietro a lui? Chi parli lui di se stesso? Suo padre e sua madre dissero queste parole perché avevano paura dei giudei. Perché i giudei avevano detto che coloro che l'avrebbero conosciuto come Cristo sarebbe stato espulso dalla sinagoga. I giudei continuarono a parlare al cieco nato per provare a cambiare la sua opinione e gli dicevano su Gesù tante cose brutte per fargli cambiare opinione su Gesù, ma il cieco nato rispose: Se sia un peccatore, non lo so. Di una cosa sola sono certo. Ero cieco e ora ci vedo. E continuarono i farisei a parlare con il cieco nato per fargli cambiare idea. Invece, il cieco nato continuò a rispondergli con tutta sincerità e diceva che il miracolo che era avvenuto con lui dava certezza che quello era il Cristo. E quando videro che non cambiava idea, lo cacciarono dalla sinagoga. Gesù, quando seppe che era stato cacciato, lo cercò finché non lo trovò e gli chiese: Tu credi nel figlio dell'uomo? E chi è, Signore, perché io credo in lui? Lo hai visto? È colui che parla con te. E subito gli disse il cieco nato: Credo, Signore. Gesù Cristo
quando entra nella vita di qualcuno, rallegra il suo cuore e l'aiuta a percorrere il suo cammino, la cui prima tappa è quella di nascere di nuovo, attraverso il battesimo. Così possiamo essere testimoni di Dio e seguiamo tutti i suoi comandamenti per rimanere sempre puri e così diventare figli di Dio per tutta la vita, e rimangono i nostri occhi aperti per guardarlo sempre. Una cosa so, ero cieco e ora vedo. Giovanni, capitolo 9, versetto 25.